sono rimasto ben impressionato perché, come sai bene, Carmen, tantissimi scrivono Lo poesia so. oggi, ma i libri veramente validi poi sono pochi, naturalmente. Mi c'è sempre da temere che qualche volta ti trovi davanti a un libro di poesia poco appetibile. Invece, appena ho ricevuto questo libro, l'ho letto, ho detto, no, questa è poesia, questo è un poeta vero. L'amaro delle noci, intanto vi leggo ciò che dice, perché uno dice l'amaro delle noci, che diavolo significa? Vi dico ciò che scrive il prefatore Matteo Palumpo, una bella prefazione di 4-5 pagine, e dice, però leggo, perché l'amaro delle noci? In primo piano, nella sequenza dell'espressione, c'è l'amaro, un'esperienza dolorosa, sgradevole, insostenibile, come un sapore troppo forte. Abbiamo detto, lo ripetiamo, che anche questo libro nasce da un'esperienza dolorosa dell'autore, cioè la perdita della compagna di vita 10 anni fa, esatto. Ecco, quindi da un primo acchito c'è l'amaro, l'esperienza dolorosa. Questa sensazione scuote i sensi, provoca un disgusto risentito, eccetera. L'amaro delle noci non è però una definizione univoca, perché si generi, l'amaro delle noci, c'è bisogno di un processo che riveli effetti prima non conosciuti o almeno non previsti. La relazione quindi si complica, altri ingredienti si mescolano tra loro e trasformano il sapore antico. L'effetto finale di questo processo è appunto l'amaro delle noci. Io ti conobbi d'oro e lasci foglie amare. Ecco, e quindi è un libro, dice sempre il prefatore, che allude a un'esperienza precisa. Riporto alcuni versi qua e là, mi sei sfuggita tra le dita, tutto è durato il respiro di una vita, forse non più di una decina di minuti. C'è nell'autore, nel testo, una sensazione di spaesamento, dice sempre Palumbo, e il presente, leggo giusto qualche rigo qua e là, il presente è il tempo del caos, il ricordo dell'assente, se esiste un modo per mantenere vivo il ricordo dell'assente, e raccontare quello che è accaduto una volta. Ecco, posso iniziare col dire che siamo senz'altro davanti intanto ad una poesia colta, cioè una persona che ha competenza, sapienza, letture, una sapienza letteraria, cioè, un orizzonte di vaste letture, che senza dubbio di fatto si vede, è poesia colta, non è poesia naif, improvvisazione, come tanta c'era in giro, è poesia colta. Lo si vede da tante cose. Certo, la possiamo inserire nella poesia del Novecento, essenzialmente. Diciamo, le aperture, il tipo di linguaggio, la limpidezza della parola hanno a che fare col Novecento, con la grande poesia novecentesca. Quella direi che del resto l'autore cita o a cui allude, di Montale, di Caproni e via dicendo. Questa è la poesia, diciamo, i maestri di riferimento, l'individuo in questi autori, Montale, Caproni e anche altri. Quindi è una poesia nel solco del Novecento letterario. E tutto questo lo si vede anche nelle citazioni. Ci sono, dicevo, allusioni, rimandi, citazioni e persino riscritture di testi di grandi autori. Si nota facilmente, insomma, su Montale c'è addirittura un gioco letterario di cui noi parliamo fra poco, una riscrittura della famosa poesia di Villoni, ma ci sono accenni a Gozzano, per esempio, a Caproni, molto chiaramente, un testo famosissimo di Caproni, una riscrittura anche in questo caso. Poesia colta da numerosi punti di vista, anche perché ci sono molte indicazioni mitologiche in vari testi. Qui troviamo citati Mnemosine, Astarte, Apollo, eccetera, eccetera. Qui c'è dietro una cultura anche classica, mitologica. Ci sono anche frasi in latino e poi ci sono anche, poi mi direi perché questo è un dubbio, ci sono anche 7-8 poesie tradotte in inglese, in italiano e a fronte in inglese. No, mi sono chiesto, e poi te lo chiederò, perché solo quelle 7-8 poesie? Cioè, di solito, in un'idea, vuol dire complessiva, uno o traduce tutto dall'italiano all'inglese o no. Tu invece fai una scelta di 7, forse le ritieni le migliori, quelle che rendono di più l'inglese, non lo so, poi mi risponderai, poi guarda, facciamo il dibattito, le domande e via dicendo.
era un setto tra poesie in italiano a fronte l'inglese. Sì, in latino. Il linguaggio è spesso anche ricercato. Beh, sicuramente ci sono anche degli indizi carducciani, per esempio, trovo a pagina 134, lenisce l'acqua e il vespertino affanno. Poi, io credo che tutti diverta anche a richiamare questi. Oppure pagina 37, perché ho segnato pagina 37, c'è qualcosa. No, vabbè, non c'entra. Oppure io ci ho rivisto Petrarca quando dice in ver l'inizio, eccetera, eccetera, mi sono andato nelle rime di Petrarca. Ecco, no, facciamo una cosa, io adesso mi fermo un momento e chiedo a Nicola Cettura di leggere 3-4 testi da Aglio. Milano. Prima di addormentarmi, oggi ho diviso con te le fragole del bosco dove ci siamo amati. Ho raccolto le foglie arse alle nostre piante, figlie del faggio e del fuoco dove siamo vissuti. E ancora lo farò, se ci sarai, perché mi chiedo come farei senza di te. Oggi ho aspettato te per calmare la sete al nostro olivo e ho sentito com'è bello il sole mentre mi sorridi. E se è quello che vuole Dio, spero che voglia ancora. Oggi ero stanca, ma stavo lì sull'uscio di casa per camminare sostenendomi a te, perché tu sei la vita mia e conto di poterlo fare ancora. Oggi ho vissuto l'ultima estate, ho gioito all'ultima poesia e mai potrò dimenticare perché mi hai dedicato il mare, ma il senso di tutto questo tu mi devi spiegare. Oggi nel nostro letto voglio stringere la tua mano e incontrare le tue labbra ancora, perché tu non devi piangere, ma devi darmi forza. Un'ultima volta ti guarderò oggi e saprò quanto mi costa caro lasciare il cielo che hai negli occhi, la terra che hai nell'anima e tutto il resto che non t'ho detto prima d'addormentare. Se, consolatio ad virum, tra parentesi. Se vorrai accompagnarmi quando ti chiamerò, navigheremo fino alla caverna più fonda, alla sponda delle 100 stagioni, dove posa il corvo di bronzo e luccica l'argento che soffiò 1000 carezze al trionfo della tua schiena. Se mai potessi sentirmi, quando ti parlerò, udrai silenzi che non ho svelato mai dal silenzio delle 100 stagioni, dove l'arena del sonno profondo e piange l'ora, l'onda che respirò 1000 essenze dal tuo seno d'Artemisia. Se vorrai seguirmi quando ti invocherò, correremo alla soglia del mondo di pietra, alla foresta dei 1000 colori, dove comincia il tempo che fu e sfiora il sussurro dell'aria e il tuo ventre d'alisso con 1000 sospiri. Se vorrai guardarmi quando ti sfiorerò, ci leveremo sopra il lembo del fuoco, alla montagna delle 100 stagioni, dove la vetta delle 1000 faville e bussano all'uscio dell'anima 1000 voli dalle tue labbra di cedro. Se ti farai guidare quando ti incontrerò, conoscerò la strada nelle tue pupille, fino al riflesso dell'acqua marina, dove l'acqua, l'intrigo della tua voce, il cristallo, idioma della tua anima, la sola musica di 1000 parole silenziose. Avanti. Bravo, giusto in tempo col telefono, che sta bene. Bene, bene. Bravo. Bene, bene. Bene, bene. Bene, bene. Bene.
Bene, andiamo avanti. Avete avuto un assaggio di questa poesia, ma adesso ne avrete altri. Qui diceva una poesia sapienziale sul piano letterario, di una persona di cultura letteraria. Ma vince il telefono. Vince il telefono. Deve telefonare. Ha detto spegni? No. Spegni. È disubbidiente. È disubbidiente. Una competente sul piano letterario, che evidentemente negli anni non ha solo studiato e fatto chimica, ma ha approfondito anche le questioni letterarie. Ecco, abbiamo detto che lui è un chimico, come il nostro lettore, però il nostro lettore Nicola Certuna, e questa è interessante questa piccola riflessione, fa una poesia che ha un taglio scientifico, cioè la sua poesia è scientifica, la tua poesia non è scientifica, va bene, è una tua scelta, tu parli d'amore, di sentimenti eccetera, ma non c'è nulla, se io non sapessi solo da un testo, che tu sei un chimico, ed è la poesia di pagina 106 naturalmente. Beh, la devi dire, forse non te l'ho segnata, lei già, un chimico. Ma c'è un riferimento a quello che mi hai dato? No, vabbè, questo è proprio un chimico. Un chimico. Forse non te l'ho dato, leggi questo, qui si capisce qualcosa. No, questo me l'hai data. Me l'hai data? Sì. Ma dicevo, c'è qualche cosa che ho visto. Eccolo qua, un chimico. Sì. Quello che sono io sono, e se lo sono, fu grazie a un compagno di banco e le meraviglie che mi raccontò. Fu grazie a un vecchio libro da banco che mio padre mi regalò e se ne andò prima che diventassi ciò che sono. Quello che sono io ho amato, e se lo sono, fu grazie alla Maria d'Albione, fu grazie alla pazzia degli atomisti, che appresi nei banchi di scuola e poi divenne ciò che ho amato e poi divenne ciò che sono. Ciò che ho amato io sono, e se l'ho amato fu grazie all'alchimia delle molecole disposte in forme inesplorate che poi mi ha amato ed ho perduto, e il viaggio ha incominciato con il languore di un mio bacio. Però sostanzialmente, tranne Nicola, questo testo, qua e là non c'è, se io non sapessi che lui è chimico, ha fatto chimico, solo questa così mi direbbe qualcosa. Vabbè, io l'ho scelto di fare, vabbè, magari poi glielo chiederemo, se lui fa una, anzi, no, ce lo chiediamo solo, conversazione tra amici. Sembrerebbe, ma forse mi sbaglio, che la scienza da una parte e la letteratura da un'altra, cioè tu fai una divisione netta quando scrivi, o no, è una sensazione. A te. No, una divisione netta no. Diciamo che è un po' come capita, perché voglio precisare subito che in realtà, anche se sullo sfondo c'è una perdita tragica, però il libro non è in sé una raccolta tematica, nel senso che lo scopo non è quello di parlare di un tema, il tema del dolore. Il libro non ha nessuno scopo, se posso dire così. È semplicemente una sorta di biografia, se posso usare questo termine qua, e che scandisce lo scorrere del tempo, e questo si vede soprattutto nel primo libro, che comincia, voglio dire, in tempi non sospetti, quando non c'è ancora non ci sono ancora i segnali della tragedia. E poi si va avanti diciamo, nel corso del tempo accade di tutto. Ed è sostanzialmente questo quello di cui vuol parlare il libro. Quindi la chimica c'entra nella misura in cui
colpisce, che so io, una possibile analogia tra un fenomeno chimico e riflessione filosofica. Diciamo che la chimica c'è di più nei testi successivi, non esattamente in questo libro, dove comunque ci sono dei riferimenti, diciamo, alla lontana, alle origini della chimica, Eraclito, Eraclitea, sì, per esempio. Però poi la chimica diventa più presente nei testi successivi, ma non diventa mai presente per parlare di un fenomeno chimico. Non è poesia scientifica, diventa la scusa per parlare di qualcos'altro. È una metafora anch'essa. Ok. Abbiamo detto sostanzialmente il libro comunque è la storia di una perdita. E però anzitutto vorrei dire una cosa, è vero che la storia di una perdita affettiva enorme, che ha poco 10 anni fa, il nostro autore ha perso la sua compagna di vita. Però il libro, io l'altro non l'ho letto quello del 12, poi mi riferisco a questo, è vero che parla di episodi, fatti, sentimenti, sensazioni, riflessioni della vita con la sua compagna fino al 2009. Però c'è naturalmente una vena grossa di malinconia, beh, questo è ovvio, però non c'è disperazione, ecco, almeno io non la colgo, la disperazione, il dolore profondo per cui uno, come dire, rinnega la vita, il mondo e via dicendo, non c'è disperazione, qui c'è un controllo dell'emozione fino a farne, eh sì, perché forse se cadesse nella disperazione forse non si potrebbe fare poesia, ma questa è un'altra cosa che sto pensando. Da disperato è difficile fare poesia, bisogna controllare l'emozione e lui riesce perfettamente a farlo. E qui non si nota disperazione nei testi poetici, ma quel sottile e inevitabile velo di malinconia. Ecco, però il libro non è solo questo, il libro è diverse altre cose, abbiamo detto, lo diceva lo stesso autore, ed è anche il libro di scherzi letterari, vogliamo, di scritture. E per esempio adesso ci leggiamo, perché è estremamente simpatico, la riscrittura che ha fatto l'autore dei limoni di Montale, che in lui diventano i lamponi. E allora, Nicola, poi si legge questi due testi, vediamo. Allora si legge prima i limoni, lasciamo fino qua, fino a limoni, i limoni di Montale, poi sentite i lamponi di Ragù. Montale, in ordine alfabetico, i limoni. Ascoltami, i poeti laureati si muovono soltanto fra le piante dai nomi poco usati, bossi, ligustri o acanti. O acanti, dipende da chi vuole. Io per me amo le strade che riescono agli erbosi fossi dove in pozzanghere mezzo seccate agguantano i ragazzi qualche sparuta anguilla. Le viuzze che seguono i ciglioni discendono tra i ciuffi delle canne e mettono negli orti tra gli alberi dei limoni. Meglio se le gazzarre degli uccelli si spengono inghiottite dall'azzurro, più chiaro si ascolta il sussurro dei rami amici nell'aria che quasi non si muove, e i sensi di questo odore che non sa staccarsi da terra e piove in petto una dolcezza inquieta. Qui delle divertite passioni per miracolo tace la guerra. Qui tocca anche a noi poveri la nostra parte di ricchezza e dell'odore dei limoni. Okay. E qui invece diventa i lamponi. I lamponi. In ordine alfabetico, Ragone. Ascoltami. I poeti battezzati s'affollano soltanto tra le spoglie dei luoghi molto amati, scene, ribalte o arene. Io per me tento le strade che riescono alle pietrose ripe dove in rigagnoli mezzo seccati aspettano gli sterfi il torpore della galerina. Le crepe che fendono i costoni discendono tra i ciuffi delle felci e riescono nelle valli tra i rovi dei lamponi. Meglio se le frotte dei gabbiani si stendono convulse sull'azzurro, più chiaro
si dipana il tumulto dei colori che avvinti, allerta, risalgono dal mare. E questo filo dei ricordi che già si infradicia di bruma e stilla in cuore una freschezza antica. Qui, delle trascorse stagioni, per incanto racconta la terra. Qui tocca anche a noi, semplici, la nostra parte d'allegrezza e del colore dei lamponi. Rispettato anche la musicalità, rispettato proprio il ritmo delle... Ecco, dicevamo quindi che è un testo che mantiene questa sua olimpica serenità, sia pure velata da malinconia, che non scivola nella disperazione, né però neppure, come dire, cerca conforto nell'aspetto religioso, perché ci sono due o tre testi, diciamo, in cui si parla di Dio, della religione, in cui però non c'è, come dire, l'adesione a una religione o l'annegamento in una religione, in una dimensione spirituale, anzi c'è una sorta di ironia, di distacco verso Dio. Adesso non mi ricordo qual è la religione, vabbè, comunque, non so se ce l'hai, ricordo sulla religione, qual è quella che dice Dio, se non puoi darmi le cose, la pagina 57, vediamo se è questa, il curatore dell'anniversario, sì, il curatore dell'anniversario. Sì, vabbè, no, era un'altra, però leggiamo anche questa. No, leggiamo anche questa. C'è Requiem che... Forse era Requiem. Aspetta, vabbè, leggiamo anche questa che è Requiem. Requiem a pagina 103. No, no, questa è anche buona, dico, va bene. Capito, va bene questa. A 103 non ce l'ho, non era. Signore che ascolti senza orecchi, Signore che tocchi senza mani, Signore che guardi, abbracci tutti, senza occhi, senza braccia. Signore che possiedi senza possedere, Signore che guarisci senza guarire, Signore che sai senza sapere, Signore che perdoni senza perdonare. Dovremmo dunque sognarti? In ogni illusa parola di preghiera, Signore dei vivi e dei santi, Signore senza voce, senza emozioni, nei nostri silenzi, nei nostri sogni, dovremmo dunque sperare di incontrarti ad ogni remoto sasso, a una lapide appassita alla memoria, ogni giorno, Signore delle illusioni, Signore dei morti che non stanno nel tuo regno e nessun dove, e solo vivono nel nostro dolore vivo. Signore, dovremmo dunque pregarti? Vediamo per l'altra. Non la trovo. Vabbè. Poi dice, non puoi darci almeno i nostri darci almeno, qual era? C'è questa Requiem, poi ci sta a pagina 103, c'è Magnificat, che però no, ma Magnificat no, vabbè, vai, poi ce la troviamo già. E allora quindi non c'è un sottile equilibrio, diciamo, in questo itinerario poetico, niente di ispirazione, niente annegamento nella spiritualità, quindi diventa la parola protagonista in questo testo. La parola, non vuole dire salvifica, e forse anche il termine terapeutico è eccessivo, però la parola che chiarisce, ricorda, appunto rammemora, fa rivivere perlomeno per un momento nel sogno, nell'emozione, e quindi è un valore altissimo in questa cosa. Un'altra cosa che volevo dire è che, ecco, che come avete capito, qui il verso che usa Aragone, essendo un verso lungo, non c'è il verso breve. Ci sono poesie brevi, frammenti, e poesie più lunghe, ma non poi tanto lunghe. La maggiore delle poesie, la più lunga è questa, Sono l'uomo che fotografò la farfalla, eccetera, di cui ho contato 35 versi, insomma. Ma non sono poesie lunghe. Però il verso di solito è lungo, nel decatino, sì, no, anche di qualche volta questo monologare sembra vicino, specie nei primi testi, lo trovo vicino un po' al prosastico, ecco, nei primi testi, però pian piano si scioglie verso, diciamo, un dettato più lirico.
Ecco, Nico, leggiamo un altro paio di testi. Sì, sono l'uomo, ad esempio. Bene. Sì. Questo è molto bello. Io ne ho trovato un'altra di, diciamo, con un taglio chimico, ecco. Che è buca di potenziale. Se non è chimico, diciamo, sono l'uomo intanto. Sì. Sono l'uomo che fotografò la farfalla, ma era solo una farfalla sulla mia strada. E molte altre cose e persone ho fotografato. E fui sorpreso perché non mi aspettavo che una sconosciuta mi dicesse: mi piace la farfalla che hai fotografato. Sono l'uomo che parla, che pare molto italiano, quello che pare recitare la sua parte, quello che punta diritto al suo scopo, ma non ne sei sicura. Sono l'uomo che ti ha impaurito, quello che ha smesso di lavorare per stare vicino alla sua donna. E lei è morta in 2 anni. Sono l'uomo che si sente perduto, quello che sopravvive ma non sa dire se la sua vita è peggiore della tua. 60 anni. Ho perso la mia compagna. E qualcuno chiede del mio passato e vuole sapere cosa accadde quando ne avevo 18. Conobbi la mia donna e lei è morta. Sono l'uomo che sta imparando e vivo da solo da 4 mesi. Sono l'uomo che aspetta il tramonto. Lo aspetto sull'acqua di mare, di tutti i mari del mondo. Lo stesso tramonto che vidi con lei, quello salmastro che trafigge il cuore. Quella sfera, striscia di luce di tutti i mari del mondo. Quella riva della... dell'anima, sì, scusate, ma l'ho scritto a mano. Sì. Quella riva dell'anima che affonda lenta, quella lama falce sull'acqua di tutti i mari del mondo e la, le sue paloma blanca sopra le nuvole. Ok. Maria, fai tu il servizio, mettiamo sì, ho fatto anch'io la foto. No, Maria, i suoi servizi sono perfetti. Sì, lo so. Allora io mi fermo, poi leggevo l'altro testo, passiamo alla parte, come se, laboratoriale, domande all'autore, interventi, riflessioni, a caldo, emozioni. Chi vuole intervenire? Io. Professor Caporale, che ha insegnato storia della pedagogia all'università, sì, per qualche annetto. 50 anni. 50 anni. Prima come assistente, poi... Intanto grazie a Daniele che ci offre questa ricchezza il lunedì, e grazie perché io intitolerei il mio intervento diversità. Siamo diversi perché quando andiamo a scuola, pur frequentando corsi di chimica, raramente diventiamo poeti. Io ho insegnato alla SIS, cioè l'abilitazione per anche per laureati in chimica, fisica, matematica, erano aridi. Quindi la prima volta che mi trovo di fronte, prima lui, poi... Sei cambiato idea. Sì, sono rarità, anime poetiche. Che non sapete indagare. No, erano aridi, erano studenti, come perché io ho conosciuto, eccetera, laureati in chimica, fisica, eccetera, che erano aridi. Vabbè, era una constatazione, ecco perché ha detto siamo diversi. C'è chi reagisce anche con la poesia, chi invece si inaridisce e reagisce magari potenziando la mentalità matematica, chimica, ingegneristica, eccetera. Cioè, poi la signora mi dirà, ecco, l'associazione dove sorge, non si... Castellammare di Stabia. Poi se mi dà l'inizio, interessante sì. Quello che ha detto. L'amaro, io lì ha scritto così bene, in occasione della perdita di sua moglie, io ero disperato. Daniele stasera mi ha fatto capire perché io non ho scritto poesia quando è morto mio figlio, 20 anni fa. Ero disperato. Lei invece è riuscito a superare la disperazione. Ecco perché siamo diversi, perché io ho scritto invece delle lettere a mio figlio. Ho avuto un figlio a 20 anni. Non so quanto tempo lei ha vissuto con sua moglie, quanto tempo? 37 anni. Io ho 20 anni, ma non è il numero degli anni.
Ecco, io con mio figlio sono vissuto lo stato, sono vissuto lo stesso mondo con mia moglie. E siamo diversi perché ero così disperato che non ho scritto poesie, però ho scritto delle lettere che a quell'epoca pubblicavo, non so se ti ricordi Daniele, sulla rivista di Don Pinto, sì. Il Confratello. Sì. Era per me terapia quella, era terapeutico scrivere lettere a mio figlio. Non so per lei, e poi mi dirà lei se vorrà, se per lei la poesia è anche terapia. Un'altra cosa ancora, ecco, io anche in questo vedo che sono diverso da lei, siamo tutti diversi. Io ho perduto la fede, ero un uomo di fede, ho perduto la fede quando è morto mio figlio. E l'ho riacquistata dopo diverso tempo, per un motivo, probabilmente è stato saggio, sempre dei motivi che ti danno questo slancio, leggendo un autore, Giovanni Modugno, il quale, ho scritto un libro su Giovanni Modugno, lui perdette la figlia a 20 anni e lui raccontava il suo cammino di dolore che lo portò alla fine. Questo autore che io ho scritto, sul quale ho scritto un libro, Giovanni Modugno, pedagogista di Bitonto, ecco, mi ha aiutato a riconquistare la fede. Allora voglio chiederle, perché mi ha colpito quello che diceva Daniele nella presentazione, non c'è nella sua poesia attuale, no? Di quanti anni fa è questo libro? No, questo è dice 2018. Ah, quindi sì, è pubblicato adesso, ecco, però sono cose scritte. Quindi lei, ecco, diceva 7-8 anni fa. Perfetto. Comunque voglio chiederle, lei ha perduto la fede in seguito alla morte della sua compagna o già non aveva la fede, quella fede cattolica, cristiana, che crede nell'aldilà? Anzi, a questo proposito le dico questo, ecco, confermo la diversità. Io da quando è morto mio figlio non riesco ad andare al cimitero. Non ecco la disperazione che non ho ancora superato. Ecco, quindi mi dia questa risposta. La fede, lei già non ce l'aveva o l'ha perduta in seguito a questo evento? Io sono di educazione, di educazione cattolica, sì. Quindi diciamo cresco con, non dico con la fede, diciamo che cresco con la fede, anche se non so se questo è esattamente corretto. E poi comincio a studiare chimica all'università e mi rendo conto che c'è qualcosa che non va, che non funziona, non tra la chimica e la fede, ma tra la scienza in generale e la fede. E per la verità io avevo già cominciato un mio percorso indipendente e la chimica è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. E quindi per me la fede, se posso parlare così, e interrogarsi sul mistero, se posso dire così, interrogarsi sul mistero della vita e non trovare risposte. Questo è la fede. Per me la fede invece non ritrovare, credo in nessuna... ritrovare mio figlio dopo la mia morte. In un'altra è diverso. Questa, io credo in questa dimensione della questa fede. Per me è speranza. Sì, no, è chiaro che speranza, e credo sì, ma credo che la speranza sia connaturata con la vita, nel senso che la vita, per il solo fatto di essere vita, non può ammettere la morte. Certo. Chi vive in una sorta di delirio di infatti immortalità. Io non vado al cimitero mi ricorda la morte, io non vado al cimitero, lui non sta lì in quella locura, in quella. Quindi la vita non, se noi la consideriamo, consideriamo non la vita limitata alla nostra esistenza, ma la vita invece come insieme di tutti i processi chimici che danno origine alla vita, ci rendiamo conto che la vita esiste indipendentemente da noi.
non siamo noi lo scopo della vita, e quindi se noi moriamo la vita continua ad esistere, continua ad andare avanti attraverso i nostri figli o attraverso gli animali, attraverso le piante. La vita è come un grosso esperimento che attraversa l'universo, e di questo esperimento noi siamo uno dei risultati. E quindi penso che appunto per questa ragione, cioè la vita che esiste di per sé, la vita non può ammettere, non possa ammettere la morte, e di qui viene poi ovviamente tutto il resto. Quindi se io non riconosco la morte, devo per forza di cose pensare che c'è qualcosa dopo la morte, che la vita continua dopo la morte, e se la vita continua dopo la morte devo anche pensare che c'è qualcos'altro che io non riesco a vedere dopo la morte, Dio, tra virgolette. E insomma, è questo tutto il discorso. E insomma, io però non riesco a considerarlo in maniera, come dire, se fosse come se fosse una fede, insomma, una fede religiosa. Non riesco solo a fare delle analisi, delle speculazioni, se vogliamo, sulla base di quelle che sono poi le mie, la mia, non dico nemmeno competenze, la mia formazione chimica, che mi ha abituato, mi ha insegnato a ragionare in una certa maniera e a, come dire, ad essere un po' San Tommaso, a vedere le cose concrete e non, okay, soprattutto le... Okay. E poi c'è un'altra domanda sulla terapia. Poesia, nel tuo caso almeno. Non è terapeutica, non comincia così. Io ho cominciato a scrivere poesie da bambino e ho cominciato a fare il chimico da bambino. Quindi poi sì, lungo la strada può diventare anche terapia, ma è un fatto contingente, dettato da quello che succede. Non è terapia in sé, necessità di curarsi da qualcosa. Grazie, okay, grazie. Giovanna deve intervenire, vero? Sì, Giovanna Pesce, poi Tessa. L'amaro delle noci. Se si colgono mature, le noci non sono amare, sono dolci. Quindi qui l'amaro è qualcosa che è stato colto prima del tempo e che ha procurato dolore, ma avendo nei versi un dolore lieve, perché c'è sempre l'incontro con la persona amata, anche quando non c'è. E questo mi ricorda, come ha detto Daniele, mi ricorda Caproni, quando scrive quelle bellissime poesie alla madre, no? Anche lui esprime il dolore, ma è un dolore così dolce, così lieve, quando dice prendi la bicicletta e vai a cercarla. Quindi complimenti, è bello, sono belli versi, sono belli. Professor Vicino? Sì, mi ha colpito molto l'espressione quando afferma l'autore che possiede una fede senza risposte. Qui mi vengono grosse perplessità, perché bisogna vedere anzitutto la fede dove si appoggia, perché se la fede si tratta intorno a cose del mondo, a cose viste o cose sperate, è un discorso, ma se la fede si eleva per poco a un livello soprannaturale, per cui io ho fede in Dio, ho fede in Cristo, il quale mi parla di risurrezione, perché lui è risorto e dice che anch'io devo risorgere insieme con lui. E allora, in base alle testimonianze, che io ritengo vere le testimonianze, quello che generalmente attingo sulle narrazioni evangeliche,
perché la fede è proprio questa, la fede. La fede è, che dà forza per le cose sperate, che ci fa sperare. Se la fede ci toglie qualsiasi risposta, allora dubito che si tratti di fede acquistata con il battesimo, con la ricerca interiore, con la preghiera, anche attraverso la sofferenza. Perché se noi guardiamo il Vangelo, il cammino del Cristo è un cammino di sofferenza, dove quella sofferenza ci redime e dà a noi la certezza di un recupero della nostra mortalità. Allora dicevo, mi viene questo dubbio, anche perché poi da alcune espressioni che emergono dalla sua preghiera, alcune mi sembrano veramente problematiche, quando lei invoca Dio dicendo che perdoni senza perdonare. Cioè, non riesco a capire anche qua, fa parte di quella incertezza, di quella generalità della fede, oppure perché a questo punto potrebbe, senza, rispettando sempre, come una specie di bestemmia, perché mi rivolgo a Dio e gli dico che tu perdoni, ma non perdoni, perdoni senza perdonare. Io rimango smarrito di fronte a questa espressione. Sarei grato se lei mi chiarisce, mi chiarisse questi concetti. Ma significa, significa che il perdono è umano e quindi noi cerchiamo il perdono per le stesse ragioni che dice il perdono, che poi sarebbe questa pace interiore, no? È questo che ma cerchiamo. Se è umano, perché lo chiedi a Dio? Perché noi abbiamo, siccome siamo uomini, tendiamo a trasferire quello che noi desideriamo, diciamo vorremmo, tendiamo a trasferirlo nella sua massima espressione a un'entità esterna a noi, che è Dio. Però il perdono è umano, fa parte dell'uomo. Non so se. Allora, Dio che perdoni attraverso di noi, ma senza sapere in realtà che cosa è il perdono. Noi immaginiamo che Dio possa sapere che cosa è il perdono, ma in realtà non lo sa. Lo sappiamo ma lei noi. Si riferisce, chiedo scusa, si riferisce a una specie di teologia umana inventata da noi. No. Perché no. A un certo momento come faccio io a dire, io parlare di perdono? Perché il perdono umano è nei limiti delle nostre possibilità e conoscenze. Ma il perdono vero, quello che noi chiediamo a Dio, è il perdono che ha bisogno soltanto della grazia di Dio. Per no, io però uscirei da questo discorso perché qui gli accenni della religione sono no, è vero, no, vedo che Raffaele Nagoci sta spingendo verso discorsi clamorosamente elevati, però diciamo il rapporto tu con la religione è in 2-3 testi, non è centrale poi in questo volume. E chi è che deve intervenire? Rosa Maria, forse. Però, in realtà la mia è una domanda che attiene alla religione, però insomma, mi trovo personalmente a concordare con la sua analisi, anche questa citazione dell'alienazione dell'uomo in Dio di Feuerbach, no? Dell'uomo in Dio di Feuerbach, cioè è una proiezione, diciamo che probabilmente è così, però nonostante diciamo che abbia questa impostazione, l'ho sempre avuta, e quindi razionalmente questa mia cosa regge, ha sempre letto, fino a 50 anni, però c'è sempre un momento che è quello dello scontro con la paura. Allora, c'è qualcosa che per esempio mi atterrisce, e rispetto alla quale, che può essere di qualsiasi tipo, e rispetto alla quale io mi trovo così sguarnita da avere un muro che, diciamo così, va oltre la ragione, di cui io sono consapevole. Ecco, la mia domanda è: come fa lei nella sua dimensione a superare questa paura? Cioè, a che strumento ricorre? Cosa si appoggia? Se si appoggia,
l'angoscia. Io non credo di superare niente. Credo che non credo di dover superare niente. Credo che quando succederà, succederà. Ma insomma. Non la impaurisce. Mi impaurisce perché, ritorno al discorso che facevo prima, la paura della fine è insita nell'idea stessa di vita. Io ho paura perché vivo, se posso fare questo sillogismo. Però poi succederà, insomma, io non voglio dire, non riesco a pensare di dover trasporre questa paura a qualcosa di superiore a me. Penso che è una cosa che io dovrò vivere. Ok. E però, voglio dire, mentre dico questo, la questione della paura non riguarda solo me, ma riguarda anche le persone che io ho visto morire e morire senza speranza. Perché io, siccome io sono stata in coma molto tempo, raccontare non mi parlo molto di questo, è come se entri in una nuova dimensione, ma non perché te lo immagini, perché io ricordo benissimo tutto. Cioè dopo, ricordo non solo la strada, questo piano, ma ricordo questo mondo nuovo che c'era, e non era un mondo così, perché io vedevo delle presenze. E io di questo non ne parlo con nessuno. No. Lo dico perché? Perché lei questa cosa non la sa, e io glielo dico. Sì, sì, no. E da allora molte cose, ma presenze che io ho visto, non l'immaginazione di quando uno sta male, le esperienze premorte sono morte, no. Sì, sono ed era una cosa che mi arrivava qui incredibile, e io sono stata sempre molto razionale, filosofia in tutto, psicologia molto, no? la scienza, ma è come se l'incrocio che io avevo fatto, perché io vedevo tutto in modo scientifico, un mosaico, come la sua vita, no? Come lei vede le cose, è come se c'è una dimensione bellissima che non è solo parallela e che sta lì, arriva da qui e sta lì e mi prende. Vabbè, tu ti riferisci alle premorte, sono perché? Tantissimi questi casi. Perché, sì, sì, vabbè, usciamo, torniamo alla vita. Vissuto, no, vorrei sentire. Vabbè, giusto, vorrei sentire il professor Palumbo che insegna. No, no, no. No. Lo dico anche al signore che sta lì, eh? Sì, sì. E quella è un'esperienza. Ho capito. Grazie. No, che da Gianni Palumbo, che insegna all'Università di Foggia, oltre che dice, che idea ti sei fatto? Tu sei arrivato tardi, hai sentito qualche poesia. Che idea ti sei fatto della poesia di Raffaele D'Aragona? Sono arrivato tardi per motivi di famiglia. Sì, mi scuso perché. No, avanti, sei venuto. Sei venuto. Ecco. Che idea ti sei fatto? Allora, ho trovato molto interessanti entrambe le esperienze che sono state presentate. Innanzitutto in entrambi i casi c'è trovo una cura notevole dell'aspetto formale che oggi diciamo non è così scontato, perché si legge tantissima poesia, ma molto spesso è quello che Croce chiamava sentimento agito, cioè si esternano dei pensieri, delle emozioni, dei sentimenti, delle riflessioni, ma senza che effettivamente intervenga il filtro della letteratura, ecco, a porci su un altro piano. Quindi già qui io riscontro, per quel poco che ho potuto ascoltare, il filtro della letteratura, che diciamo a mio avviso è la base. Cioè in entrambi i casi vedo che c'è una cura formale nella scelta veramente minuziosa dei vocaboli, nella ricerca di valori fonici precisi. Ecco, tutti i testi che ho ascoltato hanno una loro musicalità che è avvolgente. La lettura di Nicola ha reso benissimo, e soprattutto tutti e due tendono a voler mantenere il dettato su un livello alto. Non è un dettato arduo, perché diciamo ascoltando
voglio dire, non c'è oscurità, non ho ravvisato oscurità, ecco. Quindi non è un dettato arduo, però allo stesso tempo è elevato, cioè c'è proprio una tensione metafisica, a prescindere, voglio dire, perché la metafisica non è poi soltanto l'individuazione di un Dio, cioè la mia propria tensione verso l'assoluto che c'è, che si avverte. Nel primo caso c'è, ho visto proprio la volontà di voler vivere e rievocare attraverso la poesia ogni istante come se fosse l'ultimo istante, però allo stesso tempo un bisogno di interloquire, ecco, questo continuo rivolgersi a un tu, che poi riaffiora chiaramente anche nella poesia di Ragone, laddove, ecco, da un lato c'è questa dichiarazione forte di solitudine che ritorna proprio come un refrain nell'ultima poesia che abbiamo ascoltato, però dall'altro lo stesso fatto di rievocare la presenza che è divenuta assenza poi serve a far sì che questa assenza non sia più tale, cioè come se la poesia potesse, la poesia, trattenere chi non c'è più al di qua della soglia della morte. E non ritengo che si possa misurare dall'armonia formale l'intensità di un dolore, francamente, perché io stesso, ci sono poche poesie che mi hanno commosso e mi commuovono tuttora fino alle lacrime. Esso non è proprio, credo che sia Ultima preghiera il titolo di Caproni, se non è quello giù di lì. Io la prima volta che l'ho ascoltata proprio sono diventato, mi capita spesso, una fontana, cioè perché ho sentito un dolore immenso in quei versi, ecco, un buco nero. E poi l'altra è La casa dei doganieri di Montale, che è una poesia che ha un controllo formale estremo, però per me ogni verso di quella poesia è lacerante, perché il fatto che si riesca, voglio dire, a filtrare attraverso la letteratura un dolore, cercando di oggettivarlo e di guardarlo, e in questa maniera anche in qualche modo di forse di esorcizzarlo per quello che è possibile, non significa che quel dolore continui ad essere meno intenso. Certo, è difficilissimo questo esercizio, perché il rischio è poi quello di ricadere appunto nella esternazione del dolore, così, che alla fine spesso, pur con tutta la nobiltà della stessa, non risulta poesia riuscita. Il suo lavoro è molto bello perché si sente l'amore con tutto ciò che la circonda, ed è armonia. Marco, che pensi di questa poesia? Una tua riflessione, se arrivati. Poi dico qualche parola. Sì, se... sì, come sentiamo vari interventi poi. Io sempre. Aspetta, c'è un altro intervento. Sempre ritornando sul discorso di prima, io penso anche che dopo un evento tragico che è stato preceduto da una lunga vita di condivisione, qualcosa della persona che muore rimane con noi, molto della persona che muore rimane con noi. E quindi credo che questo poi sia quello che la poesia riesce a fare, cercare di trasmettere attraverso la parola, ma non solo, non semplicemente la parola in italiano, anche in inglese, anche usando i linguaggi, il linguaggio della chimica, anche attraverso la parola religiosa, tra virgolette. La parola cerca le sue strade, cerca attraverso tutte queste strade di esprimere che quello che si è perso non lo si è totalmente perso, perché in realtà l'esperienza della condivisione ci ha cambiati, e quindi noi continuiamo a vivere apparentemente da soli, ma
viviamo insomma in due, se posso dire così. Allora Marco, dicevo brevissima, perché mi ritrovo in alcune cose che ha già enunciato il professor Gianni Palumbo. Comunque vorrei aggiungere brevemente che sono rimasto molto colpito dalla grande cura formale, dalla colloquialità che si evidenzia almeno in alcune delle poesie lette, l'attenzione per esempio, è stato detto, alla mitologia, ma anche al mondo botanico. Ci sono diverse piante nominate qua e là, poi la varietà aumenta con il divertissement, i lamponi, quindi una poesia che sostanzialmente, per quello che è stato detto, a me è piaciuta molto. E grazie. Sentiamo anche da voi, poi stiamo arrivando alla conclusione. A volo? Nicola. Aveva ragione la professoressa Pesce quando parlava di dolore lieve, però proprio sentivo le parole di Gianni, che erano quegli appunti che avevo notato qua. Perché il dolore appare lieve? Probabilmente perché il verso utilizzato è un verso molto piano, molto dolce, molto musicale, molto curato nella forma, che rivela delle forme eleganti che compaiono un po' dappertutto. In realtà queste forme eleganti denotano un accurato studio, una consolidata tecnica, evidentemente nata già dall'adolescenza e misurata nel tempo, e che è chiaramente frutto di attenta lettura. Allora la domanda ritorna, che non lo so chi potrà dare una risposta, e il dolore appare lieve per queste forme così eleganti, così belle ricercate, oppure sono le forme che rendono lieve il dolore? Questa è una domanda a cui non sappiamo rispondere. Non lasciamo stare. Sandro, Mariela, che dite? Una vostra opinione? No, solo una curiosità. Ha detto il poeta che ha scritto dall'inizio, piccolo, ha iniziato a scrivere. Sì. Quali erano i poeti di riferimento a quell'epoca? Ah. I poeti delle scuole elementari, ne ricordo uno per tutti, gli altri non li ricordo. Angelo Silvio Novaro, Novaro, Pezzani, eccetera. Quando si faceva poesia nelle elementari, anche Pascoli, poesia. Pascoli è già successivo alle elementari. Angelo Silvio Novaro, la pioggerellina di marzo, oppure come no, Dina, che dici? Per me, dicevo, la poesia può nascere dovunque, quindi al di là dell'aspetto, diciamo, dell'essere chimico, no? Ci può accompagnare, quindi indipendentemente dalla nostra indole. E poi notavo questa poesia in dialogo, come poi lo stesso poeta ha evidenziato, la persona che non c'è, comunque è presente in noi, quindi c'è questo dialogo con la sua presenza che comunque rimane dentro di noi. E comunque riguardante poi la presenza di Dio, secondo me Dio c'è in questo, perché l'autore fa riferimento. È chiaro che non è facile avvicinarsi a Dio, c'è sempre questo alone di mistero, d'altro, però lo cita in alcuni testi, per cui la presenza di Dio è comunque fa parte di questo dialogo, è anche sempre con Dio, presenza assente. Anche con Dio è il dialogo in cui si pone queste domande, questo suo esserci senza esserci. Nicola Maselli, comunque notavo la poesia molto elaborata, molto. Nicola, ho fatto le gravate. Cosa previsto? È una poesia, un'eterna preghiera. Nasce dalle parole che si fanno ricordo. E a volte, no? Il cuore del poeta. Sandro, non c'è da nulla, vuoi intervenire o no? Non c'è niente. C'è una domanda che l'ho fatta già detto. E allora abbiamo già conclusione, perché qui alle 8 ovviamente si buttano fuori. Allora facciamo una cosa. Fai tu una brevissima riflessione su questa serata e poi Nicola legge un paio di testi. Facciamo così. Un testo potrebbe anche leggere l'autore. Ah, certo. Non la togliere. Sì, ancora, sì. Giusto per... È giusto, è giusto. Buono, sì, buon anche quello. Sentiamo la voce dell'autore. Sì, sì. Diciamo...
vi leggo il respiro. Sono molti gli anni che ho rubato, ho riso, ho pianto, ho corso, ho amato. Ed eri il mio respiro tu, eri la cifra d'ogni passata notte, d'ogni alba rosa. Eri la fresca fantasmagoria di storni, delle tue corde d'arpa il suono d'aria, eri il ripiego, l'ordito magico del ragno, il pomario celato nel tuo seno, eri il tuo ventre intriso dell'essenza. Sono pochi gli anni che ho vissuto, altro non avendo di te che la parvenza delle pietre, il gemito sommesso delle lave. Mi sei sfuggita tra le dita, tutto è durato il respiro di una vita, forse non più d'una decina di minuti. Questa è proprio lirica. Questa è proprio lirica. E poi, insomma, ce n'è un'altra alla quale io sono affezionato, che si intitola Mitologica. E fa un po', diciamo, emblematicamente, rappresenta emblematicamente quello che io cercavo di dire prima, perché lo spunto per questa poesia mi viene dalla riforma Gelmini dell'insegnamento scolastico. E uno degli esiti di questa riforma fu la quasi totale scomparsa della geografia dai corsi di insegnamento. Oggi credo che geografia e storia si facciano, cioè, ci sia diventato, ho letto un neologismo, adesso si chiama geostoria. La chiamano disciplina cerniera la geografia, acquistato dignità. Quindi, di cerniera. Per dire, il motivo, cioè lo spunto per questa poesia mi viene proprio da questa, come dire, da questo accadimento, insomma, in Fausto, e però poi io cerco da questo lo spunto per trasporlo nella mia condizione, nella condizione di chi scrive. È un po', come dire, forse eccessivamente ricercato il linguaggio, perché fa uso di termini specifici del linguaggio nautico, quindi non vi spaventate, ma sono tutte parole che esistono. Siamo gente navigata. Bravo Nicola. Navigata. Mitologica intitolata appunto, e dice così: poi non ci saranno più linee lossodromiche ad unirci nel planisfero, punti di mercatore. Le prore solcheranno l'evanescenza dell'anima, l'effimera finzione d'oceani senza isogonie, né l'equatore, né poli, né terre, né compassi, né sicché palpito precario nell'albeggiar del sale, senza parallelo meridiano, senza direzione, all'acque del padre, ebra siccome Policaste, s'affonderà sbocciando in nebule di spume l'inobliata opulenza delle tue coste ignude. L'interfaccia, la superficie, la separazione tra fasi schiusero in essenza la tua stretta marina. E dubbia di te rinviene nota un'alma gesto. Ok, bene. Andiamo a vedere tu che sono le 8. Ringrazio.